Digest, oggi vi presentiamo un SUV coupé modernissimo e tecnologico, Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Per me che studio culture pratiche della moda e faccio la modella, è un'auto modaiola, poiché si distingue dalle altre. L'interno non è opulento, ma è molto ben rifinito ed elegante. I comandi sono posizionati in modo funzionale e contribuiscono a rendere la guida molto più piacevole. Nonostante io sia alta 1,81, si sta comodissimi e si trova facilmente la posizione di guida. Oh, come si sta bene! I sedili posteriori sono comodissimi e lo spazio per le gambe ovviamente non può mancare. Il bagagliaio è molto spazioso e al suo interno ci sono i cavi per la ricarica. Plug-in Hybrid EV significa che puoi andare anche in elettrico puro. Vedi Federica, EV significa proprio che l'auto è elettrica e ibrida plug-in. La particolarità di questo sistema Mitsubishi è che la vettura viaggia sempre con i motori elettrici, che sono due. Il motore a benzina serve solo per alimentare la batteria e quindi i motori quando la carica è finita. Il motore è un 4 cilindri 16 valvole 2004, una cilindrata veramente grossa, probabilmente una scelta per avere una maggiore coppia. Ma i due motori elettrici, uno sulle ruote anteriori e uno sulle ruote posteriori, forniscono insieme a questo 2004 una potenza complessiva di 187 cavalli. Ma stranamente la vettura ha una velocità massima di soli 162 km all'ora. Direte, sono sufficienti? Sì, sono sufficienti. Però se volete fare uno spunto vietato, insomma, se facesse anche qualcosa come 180 sarebbe meglio. Ma tutto sommato, durante la nostra prova, 162 sono bastati avanzati, perché si viaggia a 130 all'ora potendo alternare funzionamento a benzina con quello elettrico. Su strada la Mitsubishi Eclipse FUV fa valere la sua classe, perché è un'auto molto confortevole, comoda, si viaggia piacevolmente anche in quattro. Soprattutto perché, come dicevamo, la trazione è sempre elettrica, quindi si va molto fluidi, con una ripresa sempre pronta. Il motore termico carica sì la batteria, ma entra in funzione sulle ruote solo in autostrada alle velocità più alte, quindi su strada normale si viaggia con una scioltezza pazzesca anche quando la batteria è scarica. In autostrada si va fino a 135 all'ora circa in elettrico, finché dura la batteria, ma poi, come diciamo, si può ricaricare andando e usarla anche per tratti di 15-20 km a 130 all'ora in modalità puramente elettrica. Insomma, un'auto che su strada è assolutamente piacevole da guidare. Sotto questo portellino, per poter avere l'alimentazione elettrica e per poter andare in elettrico, ovviamente servono le prese. E questi sono i due attacchi. Molto semplice, uno per un attacco veloce, quindi carica più lenta. Molto semplice, in quanto una, quella più lenta, viene caricata con una presa asciuco, comunissime in tutte le case. Vai dai 4 alle 7 ore circa, secondo dell'amperaggio. Poi c'è quella più rapida, dove puoi raggiungere un 85% di carica in una ventina di minuti, 20-25 minuti circa. Questo è il timing dichiarato dalla casa.